Allora, vediamo in questo nuovo capitolo quello che ho messo lì già nel titolo, quindi lo studio dei fenomeni termici che possiamo indicare con termologia. Chiaramente rispetto alla parte che lasciamo, che abbiamo visto, insomma, avete pure visto lo scorso anno, che è la parte, se vogliamo, della meccanica, della dinamica, quindi dove si studiavano i moti. Chiaramente qui è un argomento totalmente nuovo perché i fenomeni termici, l'unico accenno che si fa quando si parla appunto, per esempio, in dinamica del legame tra un po' appunto i fenomeni termici e la dinamica sono con gli attriti, cioè l'attrito, come che ricordate un po' l'impedimento di un corpo che trova mentre si sta muovendo, quindi l'attrito. Mentre, che ne so, un'automobile scorre quindi lungo una strada o attrito dell'aria, quindi vari modi, diciamo, con cui abbiamo visto gli attriti, molte volte si traduce, cioè quell'attrito in che cosa? In calore, va bene? Quindi una forma di energia diversa che, insomma, fin lì non avevamo studiato. I fenomeni termici, anche qui, se vogliamo fare un piccolo preambolo, possiamo dire che sono fenomeni che tutti già in qualche maniera conosciamo e di cui intuiamo la presenza, seppur non avendo mai formalizzato uno studio scientifico. Insomma, chi non è in grado di capire se in una giornata fa estremamente caldo, estremamente freddo, insomma, cioè, quello estremamente è chiaramente molto relativo perché per noi fa caldo se stanno 40 gradi, ma in fisica 40 gradi è una temperatura banale perché insomma stanno corpi che sono tranquillamente soggetti a migliaia di gradi e poi vedremo anche qua, vedete, già sto utilizzando dei termini per noi bene o male in uso che però qui vanno introdotti, cioè quei gradi cosa sono? Oppure per noi quando fa freddo, già a 0 gradi, a meno 10 gradi, immaginate, ma vi assicuro che ci stanno temperature molto più terribili di 0 gradi e poi avremo modo di vedere dove inizia, diciamo, quello che si chiama lo zero assoluto, anche se sono concetti che credo abbiate già in qualche maniera visto in chimica, va bene? La prima grandezza che introduciamo è la temperatura. Dove chiaramente poi nell'introdurla andremo a dire l'unità di misura, anche se l'ho accennata proprio un attimo fa, e gli strumenti per misurarla. La temperatura, che cosa misura, indica, anzi voglio mettere, indica. Lo stato termico di un corpo o un sistema. Veramente, per il corpo, immaginate, posso indicare un oggetto che viene riscaldato, quindi misuriamo la temperatura, sta a 50 gradi, 80 gradi, o di un sistema. Beh, questa stanza, se io metto uno strumento per misurare la temperatura, cioè il termometro, no, che già in qualche maniera conosciamo, non sto misurando lo stato termico di un corpo, questa stanza non è un corpo, è un insieme di oggetti, ci stiamo pure noi, quindi c'è l'aria, quindi il termine sistema sta a indicare un qualcosa di più complesso che il semplice corpo. Se invece noi prendiamo il termometro, no? E lo mettiamo sotto l'ascella per stanno quelli digitali all'orecchio, basta, ne ho visti alcuni sono addirittura con ad infrarossi, costano 40 euro. Praticamente basta che lo avviciniamo alla pelle, per esempio alla fronte, in un secondo, 2 secondi ci dà la temperatura. Per inciso, per me sono veramente molto inaffidabili. A volte misuri con quello elettronico la temperatura 38 gradi, metti quello più classico a mercurio, quelli 37, insomma, un grado di differenza non è tollerabile lì perché cambia se mi devo prendere una tachipirina o meno, insomma, quindi non è che dici, beh, vabbè, più o meno ha sbagliato solo di un grado, è una temperatura
Quindi, vabbè, ma non dico forse quelli che compriamo noi costano poco e tanto valgono, forse saranno quelli elettronici sicuramente in grado di misurare con più accuratezza. Va bene, quindi la temperatura indica lo stato termico o di un corpo o di un sistema. Invece, vi dico subito, noi vedremo un'altra grandezza che si chiama calore, la scriviamo pure, che spesso confondiamo con la temperatura. Il calore, vedremo, non indica uno stato termico, appunto, perché quello già lo fa la temperatura, ma è altra cosa, va bene? Quindi, malgrado nel linguaggio comune, no? Dice mi fa caldo, oggi fa caldo, tutte queste storie qui, che sono, ripeto, argomentazioni diverse. Anzi, vedremo che il calore è strettamente legato a un argomento che abbiamo appena fatto, che è l'energia. Chiaramente, qui parleremo di energia termica. Quindi, per adesso, diciamo, non diciamo altro sulla temperatura. Come avevamo detto, come si misura quindi la temperatura? Con il termometro. Invece l'unità di misura, beh, qui dobbiamo iniziare a distinguere. Prima io dicevo, immaginate che in questa stanza, mentre un termometro mi dice stanno 20 gradi, beh, le temperature si misurano tutti in gradi, ma gradi cosa? Stanno i gradi Celsius. Quando mettiamo gradi Fahrenheit, qua mo fare, non lo so come si scrive, c'è qualche H, lo vedete voi, ma ce n'è un'altra. Esatto, la Kelvin. Io, per esempio, se stessimo in una scuola in Gran Bretagna, avessimo un termometro, oggi vedremmo una temperatura di 60-70 gradi Fahrenheit, che è un po' in tutte le zone anglosassone, quindi Gran Bretagna e Stati Uniti, usano comunemente quella che noi usiamo come più comunemente la scala Celsius. Beh, sicuramente la Celsius è la prima scala inventata, chiaramente prende il nome dai fisici che l'hanno introdotta. Ma anche perché diciamo è stata la più facile da riprodurre. Lo 0 e i 100 gradi sono due stati termici dell'acqua. 0 gradi quando l'acqua passa dallo stato liquido a quello solido, 100 gradi quando passa dallo stato aeriforme a quello lì. Quindi era anche la più facile da riprodurre. La Fahrenheit, sinceramente, non ho idea del motivo per cui sia stata introdotta, ma gli anglosassoni hanno un po' sta tradizione, loro hanno le miglia, tu se vai a Londra il limite velocità è dove noi è 90 km/h, là è 60, troviamo che sono miglia, perché un miglio è circa 1,6 km, 1,5 km, quasi 1,6 km. O i pollici, o le yard, ne hanno di tutti i colori, quindi insomma. La scala Kelvin invece ha una natura molto ben diciamo definita, quindi non solo per dire inventiamoci una scala nostra, che è quella legata al calore, legata al calore. Cioè è chiaro che quando io dico 200 gradi Kelvin o per esempio 0 gradi Celsius sono 273,15 gradi Kelvin. Ma la scala Kelvin, dicevo, è legata al calore perché inizia ad una temperatura, ma facciamo giusto un paragone tra le due, 0 e 273. Queste sono quella Kelvin. Quella invece Celsius, quindi gradi Kelvin, gradi Celsius. 273 è 0 gradi Celsius, qui invece è meno 273,15, c'è pure qua, anche se molti libri pure approssimano giustamente. Va bene, sono tutte e due scale lineari, cioè una differenza di 1 grado Celsius è uguale a una differenza di grado Kelvin, invece la scala Fahrenheit non è lineare,
Cioè, se faccio una differenza tra 2 gradi Fahrenheit non è 1 grado Celsius, ok? Quindi c'è tutta una cosa, insomma, proprio una formuletta, se vogliamo, di calcolo che non è lineare. Praticamente lo 0 Kelvin ha un'importanza. Quindi la scala Kelvin, che particolarità? Quella di, come dicevo, essere legata al calore. Infatti lo 0 Kelvin che avrete sentito viene indicato come 0 assoluto, e dove c'è la totale assenza di calore. Pensate che esistono macchine termiche, senza andare troppo lontano, il condizionatore, dove anche in pieno inverno sono in grado di riscaldare, quindi d'estate fanno la loro funzione, no, di rinfrescarci, ma d'estate vengono, scusate, d'inverno vengono utilizzate al contrario, no? Ma sapete qual è il funzionamento? Mo' ve lo accenno perché poi rivedremo questa cosa quando vedremo le macchine frigorifere. Loro prendono calore dall'esterno e lo immettono quindi nell'ambiente che vogliamo riscaldare. Uno dice: come fuori sta la neve, stanno 0 gradi, meno 5, prende calore. Ragazzi, fino a 273 gradi, che è 0 Celsius, ce n'è di calore. Pure a 250 gradi Kelvin, cioè parliamo di, fatevi il conto, meno 23 gradi centigradi, c'è calore fuori. Non ce n'è tanto, potremmo dire. Quindi l'assenza totale di calore è allo 0 Kelvin. Beh, se io avessi fatto sta lezione 5-6 anni fa, infatti in qualche video che precede questa lezione, sicuramente dicevo: questo è un limite invalicabile. Cioè uno dice, perché mentre lo 0 Celsius può andare in una scala negativa, ma lo 0 Kelvin era visto come un limite invalicabile, senza parlare di alcune leggi della termodinamica che vanno con gambe all'aria, quindi non valgono più, praticamente sotto lo 0 Kelvin non varrebbero. Eppure, siccome gli scienziati molte volte sono scostumati, quindi non hanno nessun rispetto di quelli che l'hanno preceduti, beh, qualche anno fa un gruppo di scienziati tedeschi e olandesi sono riusciti, non per via termodinamica, cioè non sottraendo calore, perché lì oltre lo zero non si riesce ad andare, ma per via elettromagnetica, poi vi spiegherò pure questa cosa anche se c'è un video, scusate, dove sono riusciti a sottrarre calore al di sotto dello zero. Chiaramente è tutto in fase di studio, che cosa? Perché alcuni, per esempio, dicono: avete presente, no, l'elettrone, gli elettroni che girano intorno al loro nucleo? Beh, una delle cose che si ipotizza è che allo 0 Kelvin, o peggio ancora al di sotto, ci sia, cioè l'elettrone è come se si fermasse, la materia si ferma, che è uno stato alquanto strano, perché cioè, uno dice: ma che succede quando gli elettroni si fermano? Quindi, insomma, una cosa. Quindi è tutto un ramo della fisica che si sta aprendo. Ripeto, parliamo di pochi anni, sarà non più di 4-5 anni che è stato fatto questo primo esperimento. Chiaramente non è facile tirar fuori delle leggi che regolino questo coso, tranne che uno non voglia fare una burla come ho fatto io a alcuni miei alunni qualche anno fa, inventando una formula che valesse per sotto allo zero assoluto, e loro, ovviamente, siccome hanno un atto di fede verso il docente, ci hanno creduto, cose che non avrebbero dovuto fare, avrebbero dovuto riscontrare che non era. Poi chiaramente glielo ho dovuto confessare che non era vera quella formula. Va bene. Quindi a scala Kelvin è legata al calore, va bene? Quindi a 0 Kelvin c'è lo 0 assoluto. Quindi abbiamo detto un po' l'unità di misura, appunto le tre unità, non sono neanche le uniche,
ce ne stanno un altro paio di cui ignoro anche il nome, in contesti particolarissimi, insomma, che se ne sono inventate altre, tanto non si paga nulla nell'inventarsi una nuova scala. E gli strumenti, chiaramente, il termometro, e qui parliamo, prima ne abbiamo accennato parlando della febbre, oramai prima il termometro sfruttava un fenomeno termico che vedremo che è la dilatazione termica, mercurio. Perché quello si è riscaldato, cioè quelli che usavamo, perché se li avete ancora in casa è solo perché l'avete già da qualche anno, perché termometri a mercurio non se ne possono vendere più perché il mercurio è cancerogeno. Non credo che qualcuno abbia mai preso il cancro per quella goccia di mercurio di un termometro rotto, però onde evitare è stato tolto dal commercio. Quindi adesso c'è in realtà tipo una soluzione alcolica che chiaramente riscaldandosi si dilata. Va bene? Quindi sfruttano quel principio molto semplice. Ma poi, come accennato, stanno termometri di qualunque tipo. La soluzione alcolica riscaldandosi, anche se è contenuta, diciamo, però cioè, non dovrebbe perdere di quantità riscaldandosi Allora, sempre. quello è messo in un'ampolla chiusa. Capite? Il sistema è isolato, nel senso che pur riscaldandosi, non è come una pentola che la riscaldo e esce vapore. Capito? Quindi nel riscaldarsi il primo effetto è della dilatazione, poi per arrivare all'evaporazione, capito, dovrebbe avere temperature, quindi praticamente si rompe prima tutto il resto, il termometro. Invece lì per brevi temperature, cioè un termometro misura, riflettesce tra 36 e 40, 41 gradi, quindi c'è una scala di 5 gradi, quindi riesce a fare quella dilatazione necessaria. Chiaramente la quantità che viene messa, la sezione di quel tubicino che la contiene, sono tutti calcolati in maniera che riesca a misurare le temperature che ci È interessano. preferenzialmente solida la sostanza. No, no, è liquida. Sì, è un alcol, capito? Anzi, che viene colorato, perché l'alcol solitamente è trasparente. In quelli che ho visto mettono un colorante rosso, quindi vedo sta lineetta rossa che si solleva. Va bene, invece, se avete un termometro vecchio, ve ne accorgete perché nella punta che mettiamo sotto l'ascella, solitamente, ad esempio negli ospedali si metteva in bocca, quello era pericoloso. Perché se uno, immaginate un anziano, poverino, stringeva un attimino, quindi si rompeva sta cosa, il mercurio rimaneva in bocca. Invece, sinceramente, pure se a un bambino si rompe il termometro a mercurio sotto l'ascella, sì, c'è un contatto, ma insomma, io pure in passato ho toccato il mercurio, ma non penso che prenderò una malattia per quel contatto di pochi secondi, insomma. Per ingestione sicuramente. Giusto un fatto di notazione, anche sui libri trovate spesso la temperatura, solitamente indicata con la lettera T. Però la troviamo scusate, con la lettera T minuscola e maiuscola. Quando troviamo la T minuscola è sempre l'indicazione di una temperatura in gradi Celsius. Quando invece troviamo la T maiuscola sono gradi Kelvin. Va bene? Quindi è importante questo perché nelle formule può variare sta cosa. Va bene? Quindi cioè a dire se è espresso in gradi Kelvin o gradi Celsius. Va bene.